A cosa pensi appena ti svegli? Prima di ogni cosa, desidero augurarti un grande anno tra le braccia del nostro Signore Gesù Cristo. Che quest'anno sia ricco della sua presenza e abbondante di benedizioni. In questo primo giorno dell'anno, qual è stato il tuo primo pensiero quando ti sei svegliato? Era sereno? Era confortante? O stavi già pensando a quel problema che non si risolve? La difficoltà finanziaria, i lavori di casa da fare, la spesa da finire, i social? Vorrei che ti fermassi un momento a riflettere proprio sui tuoi pensieri. E se come il re Davide ti rivolgessi a Dio chiedendogli: «Oh Dio, crea in me un cuore puro, rinnova in me uno spirito ben saldo». Salmi 51:10. A volte il lavoro e le responsabilità familiari possono appesantirci. E se servi nella tua chiesa o sei volontario presso un'associazione, questo può aggiungere ancora più stress e fatica nella tua vita. Eppure, il tuo lavoro, la tua famiglia o il tuo servizio sono tutti doni di Dio che dovrebbero portarti gioia. Sono benedizioni che sono lì per la tua realizzazione. Quindi lascia che ti dia questo semplice consiglio. Scegli con cura i tuoi pensieri e falli prigionieri all'obbedienza a Gesù Cristo. Seconda Corinzi 10:5. In questo modo puoi coltivare pensieri di gratitudine e riconoscenza. Gradualmente la tua mente si riempirà di pensieri benefici e si rivolgerà prima di tutto al Signore. Ti incoraggio ad adottare questa abitudine mattutina. Vigila sui tuoi pensieri e rifiuta di essere sopraffatto da quelli che potrebbero rovinare il tuo risveglio e la tua giornata. Vuoi pregare con me ora? Signore Gesù, voglio avere nuove abitudini, concentrando i miei pensieri su di te appena mi sveglio e non sui miei impegni o sulle mie preoccupazioni. Purifica i miei pensieri e il mio cuore, così che al mattino io possa sentire la tua voce e la tua presenza. Nel nome di Gesù. Amen. Che il Signore ti fortifichi. Buon anno. Grazie di esistere. Eric Selerier.